Buongiorno a tutti da Luca di Scacciati Investire.biz, benvenuti in questa videoanalisi del 1 agosto 2019. Come vediamo in home page del nostro sito, una delle prime notizie che voglio commentare è appunto il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed. I tassi sono stati tagliati di un quarto di punto, cosa che ha innescato un movimento nell'euro-dollaro contrario rispetto a quello che sostanzialmente ci si aspettava. Infatti un taglio dei tassi avrebbe dovuto far apprezzare l'euro nei confronti del dollaro, ma è successo esattamente il contrario. Noi ci aspettavamo il movimento al ribasso, come abbiamo visto negli articoli e nelle videoanalisi di ieri, anche se purtroppo questo movimento è avvenuto in maniera assolutamente repentina, senza nessun tipo di volatilità che avrebbe dovuto appunto portare i prezzi in area 1.1180, 1.12. Un taglio di tassi che, a detta dei giornalisti di tutto il mondo, è più che altro stato un contentino nei confronti di Trump. Trump che attraverso Twitter non ha mancato di comunicare il suo disappunto nei confronti della Fed. Infatti voleva un taglio di tassi molto più netto, questo non è avvenuto ed evidentemente il mercato appunto ha ritenuto questo taglio proprio un contentino per Trump da parte della Fed, tanto che appunto gli investitori hanno continuato ad investire pesantemente sul dollaro, che si è apprezzato. Un trend quindi questo dell'euro-dollaro al ribasso che a mio avviso è destinato a continuare, tanto che rimango assolutamente convinto che verrà raggiunto il livello di 1.0980, quindi un livello al di sotto della soglia davvero importante psicologica di 1.10, quindi rimaniamo posizionati al ribasso su euro dollaro. Il sentiment è sempre sbilanciato a favore un rialzo, quindi un'ulteriore conferma appunto che il prezzo possa continuare a scendere. Continua ad essere molto alto l'interesse su quello che è stato nominato il titolo dell'anno. Infatti su Beyond Meat continuano ad arrivare notizie fresche. Infatti nella giornata di ieri è stato deciso il prezzo a cui Ethan Browning, fondatore di Beyond Meat, venderà parte del suo pacchetto azionario. Il prezzo è stato fissato a $160, un qualcosa che non è piaciuto assolutamente al mercato. Infatti nella giornata di ieri il titolo aveva chiuso in maniera in territorio positivo a $195 e in after hour il mercato ha punito questa scelta di vendere parte del proprio pacchetto azionario al di sotto del prezzo di mercato. Infatti il titolo in questo momento batte $184 con una perdita pari a quasi il 6%. Comunque su investire.biz trovate l'articolo che vi invito a leggere. Torniamo sulla piattaforma per andare a vedere la situazione del Germany 30, quindi dell'indice DAX. Proprio nella giornata di ieri, quando i prezzi erano nella parte alta di questa candela, avevamo visto l'opportunità di effettuare un'operazione al ribasso. Beh, sembra che effettivamente questo livello di 12.220 circa sia davvero un livello molto importante che i prezzi fanno fatica a superare, e questo lo capiamo appunto dalle ombre che stanno interessando le candele appunto in questo momento. Un livello molto interessante quello di ieri, dove fare un'operazione al ribasso, proprio perché è un livello che corrisponde sia ad un supporto molto importante sia al punto di rottura della trend line. Quindi manteniamo questa operazione al ribasso vista nella giornata di ieri, che rimane un'operazione molto interessante anche perché in linea assolutamente con la stagionalità di questo periodo, che, come possiamo andare a vedere nella sezione stagionalità sui grafici stagionali, nel mese di agosto, eccolo qua, lo vediamo, l'indice DAX
statisticamente è interessato da degli importanti ribassi. Quindi manteniamo questa nostra posizione short, che oltre a essere molto interessante dal punto di vista tecnico, è anche supportata dalla statistica che vede il mese di agosto sul DAX uno dei mesi peggiori dell'anno per questo mercato. Vi aspetto su investire.biz, vi ricordo di tenere sempre monitorato il calendario degli appuntamenti, dove potete trovare tutti i nostri corsi e anche i webinar gratuiti. Buon trading a tutti!